parla del nuovo corso di Banca Tercas anche l'ex governatore della regione Abruzzo, Gianni Chiodi, che si dice fiducioso per le sorti dell'economia locale derivante dall'attività di una banca la cui vita non dipende dal luogo di nascita dei suoi dirigenti. Non è quello l'importante, l'importante è che la banca sia una banca solida, che sostenga l'economia abruzzese, gli sportelli ci sono, i dipendenti della Tercas ci sono. D'altra parte, purtroppo, il danno che era stato fatto, le perdite che erano state causate, non erano di tale entità che non erano, diciamo così, accollabili a una comunità abruzzese. Era stata fatta una cosa, proprio un buco gigantesco. La nuova governance sostiene che comunque rimarrà una banca del territorio. Credibile questa affermazione? Credibile o non credibile, l'importante è che faccia bene banca e che sostenga il nostro sistema economico. Il presidente che è stato nominato è una persona che noi tra l'altro conosciamo bene perché a suo tempo si occupò, come lei sa, del consorzio agrario di Teramo, è professore anche, ha avuto esperienze teramane, quindi, ma l'importante è che faccia bene la banca, quello è quello che noi chiediamo. I nostri commercianti, i nostri imprenditori chiedono una banca che sia efficiente e che sostenga le loro iniziative quando sono meritevoli. Chiodi ricorda poi che se la Tercas è finita così è per colpa di una mala gestione. La Tercas è stata oggetto di un'attività veramente di mala gestione, quindi quando c'è una mala gestione di quel genere non è che puoi fare. Non c'è dubbio che questo, credo che ci saranno altre situazioni in Italia che verteranno lo stesso problema, soprattutto le banche piccole.